come si diventa pilota di offshore? Ma soprattutto, che cos'è un offshore? Sono quelle barche, tipicamente dei catamarani, come questo qui alle mie spalle, utilizzato nelle competizioni di motonautica. E chiamati offshore appunto perché riescono ad andare molto lontano dalla spiaggia, offshore, quindi lontano dalla spiaggia, a differenza delle gare inshore che sono quelle di circuito, quindi tipicamente nei laghi, nei fiumi, quindi in bacini d'acqua diciamo ristretti. Ebbene, io sono arrivato nel 2004 a Dubai proprio perché seguivo il campionato di motonautica Class 1. E all'epoca mi occupavo del timing grazie a una tesi in ingegneria sulla telemetria in particolare, e ancora oggi io collaboro col campionato di motonautica, anche se in una veste leggermente diversa, e lo faccio principalmente anche per così come tributo a quello che comunque mi ha portato qui a Dubai. E oggi intervisteremo proprio uno dei piloti, a cui andiamo a chiedere qualche informazione su come si può diventare pilota di offshore, perché il sogno di diventare pilota è un po' comune a tantissimi ragazzi in particolare, ma anche a tante ragazze, è comunque qualcosa di affascinante, ed è già difficile diventare pilota in un ambito motociclistico o automobilistico, quindi su un circuito, su asfalto diciamo, o anche sui campi da cross. Immaginate quando si parla di andare in mare, quindi i costi sono completamente diversi, le tecniche sono completamente diverse, è molto più complesso, molto più elitario se vogliamo. Prima di andare a intervistare uno dei piloti, come di consueto, vi invito a iscrivervi al canale e anche a riportare nei commenti qui sotto i vostri feedback su questo video, magari se avete avuto anche esperienze di guida in barca o in ambito comunque motorsport. Pronti quindi per la nostra intervista. Ciao, sono Alfredo Amato, grande appassionato di mare, di barche, di corsa, di velocità, di offshore. E come mi trovo qua oggi? Ve lo dico subito, con la passione che mi ha guidato in questi anni. Tanti anni fa il mio caro amico Sergio Carpentieri, che non c'è più, mi portò a fare una gara su un monocarina aperto. Andavamo a 60 miglia, mi sembrava di volare, e da lì è nata questa passione, e l'adrenalina è cominciata a entrare in circolo, e da allora che non ti riesci più a staccare dalle gare. Ogni 2-3 mesi ti devi calare in questi bolidi e la velocità non basta più. Oggi siamo su questi bolidi, l'X-Cat, che dall'anno prossimo si chiamerà X1, e andiamo a oltre 200 all'ora. Siamo 14 barche, alla prima boa sono 14 barche che arrivano tutte insieme sulla prima boa, e là ci vuole coraggio e fantasia. È chiaro che non si arriva all'X1 immediatamente. Oggi tu approcci la motonautica con barche più semplici, più piccole, molto spesso dei monocarena. Ci sono tutte le... noi qua corriamo il campionato mondiale, ma tutte le federazioni nazionali hanno delle categorie minori che ti portano ad avvicinarti. In Italia, che è una nazione da sempre molto sviluppata per la motonautica, che ha espresso tantissimi campioni di motonautica, qua adesso nel mondiale su 14 team 3 sono italiani, siamo italiani, c'è tutto uno sviluppo di lavoro per tutto il settore giovanile molto ampio e molto forte. Si comincia da 12 anni con delle barchette che corrono con i 20 cavalli, sicurissime, tranquillissime, dove i ragazzini, i bambini si divertono da morire, ma cominciano ad approcciare con quella che è la velocità, la tecnica, a saper guardare l'onda, a saper volare sull'onda, a saperla assecondare, e cominciano a vincere la paura, così da poter affrontare onde o virate più importanti in futuro. E adesso siamo a Dubai, finalmente abbiamo lasciato i laghi della Cina, laghi terribili dove l'acqua è piatta nel lago, e siamo finalmente sul mare. Sul mare ci stanno le onde, quindi i marinai vanno bene. Finalmente con le onde sì, bisogna avere coraggio, bisogna saperle interpretare, la bravura del pilota raggiunge, viene esaltata molto di più, e quindi a Dubai mi sento a casa. A Dubai ho vinto uno dei gran premi più belli della mia vita 2 anni fa, battendo tutti gli arabi, 3 anni fa nel 2014
qua proprio a Dubai, abbiamo battuto gli arabi a casa loro e abbiamo fatto primi. Speriamo di ripeterlo in questo Gran Premio. Questa qui è alle tue spalle, la tua barca? Sì, questa è la 22, i pazzi. Se non avete mai visto un cockpit, venite con me che proviamo ad andare a correre insieme. Andiamo, dai. Andiamo. Ok. Alfredo, siamo all'interno del cockpit. Come è fatto un cockpit? Il cockpit è un luogo magico per noi piloti. Quando entri qua, io dico, tu esci dalla realtà, entri in quello che è un videogioco, il nostro videogioco. Per cui tu entri quando si chiude questo portellone e rimani, allora veramente cominci a isolarti. Subito dopo c'è l'accensione dei motori. Con l'accensione dei motori, allora sei, diventi tu. Chi c'è qua? Diventi tu e il cockpit, che è il mio grande copilota. Nel frattempo c'è una piccola intrusione del copilota. Saul, fatti vedere, Saul! Vieni, saluta! Lui è il secondo pilota. Lui è il driver, il mio grande driver. Spieghiamo che nel catamarano ci sono due piloti. Devi entrare in simbiosi col tuo copilota, perché si guida in due persone. C'è chi sta alle manette, guida le manette e muove trim e segue tutti gli andamenti del motore, e chi sta al volante e quindi deve guidare la barca, fare le virate intorno alle boe, guidare l'assetto della barca ma con la testa del trotman. Cioè, quindi, se volessimo fare un paragone, è come un'auto guidata, chi usa l'acceleratore e chi usa il volante. Sì, diciamo che c'è anche qualche cosa di peggio, perché rispetto alle barche, rispetto alle auto, noi andiamo sull'acqua, quindi ci sono le onde, e quindi le onde sono imprevedibili, e quando tu fai la virata e c'è un'onda che sta arrivando, tu devi capire in quel momento l'assetto quale deve essere. Le variabili per mettere in assetto la barca in quel momento sono perlomeno 3 o 4, di cui 2 le tocca, ce le ha il driver, e 2 ce l'ha il trotman. E in quel momento driver e trotman si devono fondere e devono sapere perfettamente quello che stanno facendo, in maniera tale che la barca prenda il giusto assetto e faccia la giusta virata. È un gioco bellissimo, perché entri in sintonia con il tuo copilota, e che crea ancora di più quell'atmosfera magica che ci sta in un cockpit di un offshore, di un X1. Spieghiamo per chi non lo sapesse cosa sono i trim, cosa sono le manette. Il volante è abbastanza intuitivo. Il volante è quello che fa girare i timoni, cioè i motori, i timoni, quindi fa andare la barca a destra e a sinistra. Le manette sono quelle che danno l'accelerazione, cioè quello che è il pedale sostanzialmente, anche se tu qua c'hai 2 motori e 2 manette, quindi in alcuni casi puoi accelerare di più con una e meno con l'altra. Danno quindi comunque una direzionalità alle barche. Quindi è fondamentale la simbiosi con il tuo driver. Assolutamente, perché se tu gli dai troppa manetta a destra mentre stai girando a destra, la barca rischia di cappottarsi. I trim sono una cosa ancora più delicata, perché i trim sono praticamente l'altezza del motore che dà l'inclinazione alla barca sull'orizzontale. Cioè, il trim ti permette di alzare e abbassare la prua, quindi che serve sostanzialmente per mettere la barca dritta per correre quando stai sul dritto, sul piano e il mare è piatto. Serve quando ci sono le onde, in maniera tale da ammortizzare l'onda che ti spinge la prua in alto e quindi tende a farti prendere vento che ti potrebbe far cappottare. I trim servono in virata, perché abbassando più o meno un trim ovviamente la barca si mette in obliquo e segue più o meno la virata a seconda dei casi. Quindi sostanzialmente tu c'hai ogni momento c'hai perlomeno 4 variabili, 4 cose sulle cui puoi giocare per mettere in assetto la barca, e quelle 4, ogni combinazione delle 4 dà un effetto diverso all'andamento della barca.
vediamo che la visibilità è sufficientemente ridotta, cioè lo spazio per vedere sì. Non è quello di un'auto. Sembra ridotta, perché effettivamente quando c'entri la prima volta dici madonna, non si vede niente, ma io come faccio? Alla fine ti rendi conto che le boe le vedi benissimo, le traiettorie le vedi benissimo, e anche perché vai talmente veloce a 200 all'ora che cioè, una boa la raggiungi in un attimo, quindi non c'hai proprio il tempo di sbagliare o di guardarti a destra o a sinistra, assolutamente. E, diciamo, devi fare attenzione, guardare sempre dritto, sempre avanti. Abbiamo lo specchietto retrovisore quando c'è dei momenti di calma per vedere se delle barche stanno arrivando, ma normalmente l'avversario te lo ritrovi addosso e non te ne accorgi. C'è, anche se in realtà noi abbiamo il terzo pilota con noi, il terzo pilota è il radioman. Il radioman è una figura importantissima. Noi non abbiamo la possibilità di utilizzare la telemetria, cioè da terra non possono collegarsi a bordo e vedere come l'andamento dei motori, l'andamento della barca, non possono avere in contemporanea le corse costantemente cosa sta succedendo in barca, però siamo collegati via telefono con un radioman a terra. Il radioman normalmente è uno che ha corso, uno che fa il pilota di offshore, ed è il pilota, quello che sta calmo, quello che sta tranquillo, quello che ragiona sulle strategie della gara e che quindi ti avvisa che sta arrivando un avversario a destra, un avversario a sinistra, quanti secondi c'hai da quello che sta avanti a te, quello che sta prima di te, che quindi se devi premere, se devi amministrare. Insomma, il terzo pilota, quello che sta a terra, è fondamentale per la strategia della gara. Un'ultima domanda, aspetto sicurezza. Sicurezza, aspetto sicurezza, sono stati fatti dei passi avanti e qui bisogna dire grazie alla WIM, la nostra federazione internazionale, che è veramente una federazione straordinaria. Il presidente Chiulli sta lavorando non bene, benissimo, e soprattutto sul lato sicurezza. Io quando ho fatto una delle prime gare che ho fatto in Corea, si chiamava classe 3 perché poi è diventata X-CAT, dall'anno prossimo diventerà X1, classe 3, purtroppo vidi un ragazzo di 20 anni davanti ai miei occhi cappottarsi la barca, la gara si fermò, andammo a terra e purtroppo il ragazzo era in coma, è stato in coma un mese e poi purtroppo è finito. E in quel momento, quando fece quell'incidente, si era rotto il cockpit, era entrata l'acqua, loro tenevano una cima a bordo, la cima non consentì ai soccorsi di tirare fuori il ragazzo velocemente. Da allora tutto questo c'è stata grandissima evoluzione. Oggi i cockpit sono studiati, c'è una barra qua al centro e sono studiati per potersi scontrare con l'acqua a una velocità doppia di quella a cui noi andiamo, e questi vetri possono scontrarsi a un impatto doppio di quello che noi potremmo avere se ci cappottiamo, e i sedili sono attaccati a terra e messi azzavorati al cockpit in maniera tale che qualsiasi cosa succeda non possono staccarsi. Ovviamente voi siete vincolati con cinture attaccate. Assolutamente, noi abbiamo cinture a 5 punti, abbiamo il casco con gli Hansen che ci mantiene in maniera tale che noi non possiamo, nel caso posso fare questo movimento e creare un osso del collo. E poi vabbè, c'è comunque la solita cosa che racconto sempre io, quando mi sono girato ad Arona e quel giorno Virgilio pubblicò una news, dice: papà sale sull'albero a prendere il pallone al figlio, cade e muore. E io a tutti i miei amici e ai miei figli glielo dico: non salirò mai su un albero a prendere un pallone. Bellissimo. Poi però abbiamo anche, vedo lì un respiratore collegato a una bombola, e in più ci sono i due portelli. Assolutamente. Diciamo, è prevista la possibilità, che è una possibilità che accade abbastanza frequentemente, non dico ogni gara ma quasi, che la barca si cappotti. Quando la barca si cappotta tu devi fare un gioco, devi fare una giravolta in una capriola in barca, perché c'è il portello di sotto che una volta la barca si è cappottata sta sopra,
E quindi tu fai una capriola, stacchi il portello che c'è una leva automatica ed esci e ti trovi sopra. Nelle more che tu ti sei cappottato comincia a entrare l'acqua, ovviamente, perché questi portelli non sono proprio a tenuta stagna, motivo per il quale ci forniscono comunque di una bomba, di una bombola e di un erogatore che in teoria quando ti cappotti tu dovresti prendere immediatamente e metterla in bocca nelle more che. Vi dico che io quando mi sono cappottato mi sono praticamente girato e sono uscito fuori asciutto, perché quando ti cappotti c'hai solo voglia di uscire fuori dalla barca e quindi non permetti proprio all'acqua di entrare nell'abitacolo e schizzi fuori. Chiarissimo, però può capitare che magari tu sia per qualche modo intrappolato in attesa che vengano assolutamente i soccorsi, cioè comunque cosa. Anche sui soccorsi sono fatti dei grandi passi avanti, perché oggi ci stanno i Bergamo Scuba e vi sembrerà strano ma il team più accorsato di soccorsi in gara in motonautica che io conosco abbastanza bene, esatto, è nato in una città di mare a Bergamo, è un napoletano, si è unito al Bergamo, al Bergamo Scuba, e loro sono bravissimi, sono state fatte più prove e riescono ad arrivare a prendere un pilota che si è cappottato in meno di 40 secondi in qualsiasi occasione e in qualsiasi tipologia di mare che ci sta. In 40 secondi normalmente non ti può succedere niente, anche se rimani sotto l'acqua ti prendono, ti portano su, e tanto che comunque sono anni che oramai in questa categoria non ci sono più incidenti pericolosi o incidenti che hanno portato delle conseguenze. Un ultimo consiglio a chi volesse iniziare? Il consiglio, iniziate subito, perché è una cosa bellissima, è la cosa più bella che ci sta al mondo, è il coronamento di una passione, è uno scarico di adrenalina, si vivono degli effetti e delle emozioni che se non le provate non potete capire quanto è bello. Da Dubai è tutto, ma assalamu alaikum.